Federica Carpesciade, insieme al Festival di Sanremo, raccontateci un po' il vostro brano, il messaggio che in qualche modo volete lanciare. Il nostro brano si chiama Senza farlo apposta ed è un brano d'amore, ma un amore forse un po' diverso, raccontato in un modo speciale. Un amore non corrisposto, come avevamo già raccontato in Irraggiungibile, forse in maniera un po' più adolescenziale, scanzonata. Qui c'è un po' più di maturità, un po' più di consapevolezza, un po' più di voglia di farsi del male, pur sapendo che ci si sta facendo del male, ma con magari la speranza che questo male porti a stare bene un giorno, piuttosto che vivere subito un bene piatto e finto, ecco. C'è anche qualcosa di autobiografico? Beh, tutto. Cioè, dovrei andare a cercartelo qualcosa di non autobiografico perché comunque l'ho scritta io, quindi avendo un carattere anche molto simile a quello di Federica e delle esperienze molto simili, Sì, purtroppo, in esatto. Anche fatto se non l'ho scritto io, mi amoroso. ci rivedo tanto, tanto. Esatto. E il duetto, questa sera il duetto, se ci potete raccontare qualcosa su questo. Duetto con Cristina D'Avena e già qua siamo contenti, veramente. Ci sarà da divertirsi, ci emozioneremo tanto come fosse la prima volta che siamo saliti su quel palco, Assolutamente. che poi era 3 giorni fa, quindi. Cristina è stata gentilissima, si è messa veramente tanto in gioco, aveva proprio voglia di mettersi in gioco e noi ci sentivamo in debito con lei perché comunque il suo album Duets Forever è andato molto bene, lei è una di quelle che vendono più copie in assoluto e poi insomma è Cristina D'Avena, è un'icona, quindi a maggior ragione. Un feeling professionale che va anche oltre, qualcuno appunto in gossip ha detto ci può essere una storia d'amore fra voi due. Beh, se alla Ci dispiace gente deludere le persone, ma siamo soltanto amici. siamo molto molto amici e ci vogliamo sì tanto bene e ovviamente vabbè i nostri fan ci shippano magari come si fa adesso perché comunque vedono che c'è un bel rapporto e sono contento da un lato perché è bello Vuol che dire si che veda che vedono siamo il veramente bene. molto legati. Dall'altro mi dispiace perché dico ragazzi, stiamo spaccando quella canzone, parliamo di musica, no? Infatti è un duo molto, molto affiatato, ci sono diverse coppie in questo festival, però in voi trovo un feeling molto forte. Come nasce questo connubio? Grazie, innanzitutto. Grazie. Io e Shade abbiamo già collaborato con un altro pezzo che è Irraggiungibile, triplo disco di platino, un successo assurdo, non ce l'aspettavamo. E quindi anche forse per questo, conoscendoci tanto, tanto e volendoci così bene sul palco in generale, c'è questo feeling speciale, ecco. Esatto, sicuramente fra noi due non ci sono peli sulla lingua e non ci sono frasi non dette, cioè, a volte ci vomitiamo addosso le cose, quindi è bello, cioè, e sono veramente felice che si percepisca, specialmente in un mondo in cui magari tanti featuring nascono a tavolino con le discografiche, il nostro è veramente in realtà è nato nel modo più spontaneo possibile. Vorrei farvi un'ultima domanda un po' più sulla parte dell'anima, più spirituale. Pensate che in qualche modo la musica, la vostra musica, possa esternare anche la parte più spirituale vostra, che non significa Sì, religiosa, ma no, proprio di in anima. realtà ci mettiamo tanta anima nel lavoro che facciamo di tutti i giorni, nella vita in generale, sul palco e nelle canzoni che scriviamo e quest'anima poi forse un po' si vede, visto che poi ci scrivono i Sì, ragazzi, esatto. persone di tutte le età e ci ringraziano perché la nostra musica, in particolar modo adesso, senza farla apposta, Le li aiuta a aiuta, superare dei esatto. periodi negativi e io personalmente, per quanto mi riguarda, quando scrivo, mi sento, oddio, non, io non mi sono mai drogato in vita mia, però penso che la sensazione di una botta di adrenalina, per me è una droga scrivere. Quando scrivo mi si accende il cervello e non vedo l'ora di riscrivere dopo, cioè finita la botta della scrittura mi sento vuoto e non vedo l'ora di riprendere le energie per ricominciare, quindi la scrittura è la mia droga in questo senso. In questo senso è anche un messaggio molto bello, molto forte ai giovani che invece si No, perdono in certo, altre cose. sicuramente.
Un'ultima cosa, un'ultimissima, siete scaramantici perché molti vi danno appunto tra i favoriti, soprattutto no. Perché sui social spaccate, quindi esatto, vabbè, ma dei giovani. Guarda, Sanremo è un campionato a parte, diciamo che appunto i social vanno molto bene, gli streaming, le vendite, e noi siamo felicissimi di questo. Per la vittoria finale non ci candidiamo nemmeno, e a prescindere dalla classifica siamo tanto felici di girare per Sanremo e di vedere tante persone che sanno già la nostra canzone. Questo è il nostro premio, che penso, cioè, perlomeno valga più della palma per quanto mi riguarda. Anche per quanto riguarda me. Però si arriva, insomma. Beh, no, insomma, certo. Schifo non fa, nel senso, non per poi, niente, cioè, assolutamente. Io posso fare anche spazio sulla mensola eventualmente, quindi. Grazie. Grazie a te.